Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che canta. E poi la canta. A dove? Con barco. E ciao che non è che è un po' di ciao, che uno che... Non ti preoccupare, fai solo ciao, ciao. E che significa? Un po' fa già. Guarda che bella roba che ha la signora. Combatti un po' con rap, caso buono. No, ho comprato... Che ha comprato? Insalata. Ah, che sei casareccia, però. Che sei casareccia, sì. E dipendete voi, signora? Padula. Padula, buona per... Qua sotto? No. Padula, sotto. Quante, vediamo se si ricorda la signora che ci ha fatto uno spettacolo a Padula, buon spettacolo, no? C'è un signore che organizza, c'è un po' il suo signore che organizza. Padula, Padula. No, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda che zuppa, guarda che maraviglia. Guarda che zuppa i pesci. Sono freschi. Sono vivi, si muovono. A San Pietro in Guarano siamo, Siamo a 100 km dal mare, si può dire, da Schiavonea. Voglio subito da bere, Cioè, ne capite visca, si muove. Ma che su ne c'è la frigorifera? Facete lavorare. Termo frigo. E termo è più frigo. Chi ne è che? Fermalo, signor, ferma che su qua, chi ne è? Non ci può venire. Quindi non si ricorda lei di cose? Forse perché lei non esce da sé. No. A che ora va la mattina? Pare qua, c'è di mezzo. A lavorare. Ah. Hai capito? Guarda, però che roba. Vabbè, andiamone, sali. Bene, qua. Vai, signora. Buongiorno, signora, scusa. Volevo sapere, facciamo un'indagine di mercato. No? Guardate, aspetta. Ancora il portafoglio rimane. Nella nostra Calabria ancora camminano con il portafoglio rimane. Gli altri c'è a Milano, no, be mangiano, be soccano. Signor, volevo sapere, non è che lei si ricorda, per esempio, giusto perché... C'è un palo, signor. Vede, caso, se non è che per caso lei si ricorda quanti anni fa qua abbiamo fatto il cruscione, un spettacolo in piazza con Gigliotti che sono lì? No. Non si ricorda. Che fortuna che ha stamattina. Non si ricorda nessuno, si ricorda. Lei è proprio di qua, signor. No. Può cangiare il giubbotto, signor. Non cangiare. Un mio bisogno di parlare. Arrivederci. Frasca, ha detto la crapa. Guarda che calabria, guarda che calabria che facciamo vedere. Guarda che calabria che facciamo vedere qua, Seref, vieni qua. Seref, ma che se ne è già puntata, Seref? Sì, zio P. Guarda qua, che meraviglia, guarda qua. San Pietro in Guarano. Guarda che meraviglia. Seref, che stai facendo? Un film ci ha fatto. Ha preso pure i nuozzi, l'ha pigliato. Ce la diamone. Io andando con le sagliotte. Cosa fa? Meno male che c'è tu. Un manco bene in la chiazza, non solo non volevo andare piccolo, andiamo sopra, c'è. Saliamo. Impresa, ragazzi, tutta la presa diretta noi facciamo, quindi non... Ecco qua. Vedete, sai che sta facendo stamattina? Sai che non so, è sotto come... Ragazzi, quanti ricordi. Perché la mattina, dovete sapere, che non c'è molta gente, giusto, signor? Buongiorno. Volevo fare un saluto, Ma questo è il comune. Ah, ma un saluto lo potevate fare. 9:30, insomma. 9:30 è buono. Il sindaco. Lei sì, buongiorno il sindaco lei. No, signor vice sindaco. Ah sì. Allora, scusi, non lo conosco. No. Non è vice sindaco. Mo arrivo sindaco, mo arrivo. È assessore lei. Non manca assessore. E chi sei? Signora Zapparti, signora Resutta. Ah, lei non è proprio niente. Zero. Non è nessuno. Ma lei è la mia. Il sindaco. Buongiorno, lei è sindaco, buongiorno. Lei è sindaco. Vice sindaco.
No, no, scusa. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei... No, non c'è, sì, non, siamo, okay. Non siamo politici, no. Vabbè. Lei chi è, scusa? Interessa. No? No, no, giusto, siamo in tutta la Calabria, in tutto il mondo, se vuoi salutare Fede, qualcuno. Ti seguo sempre, la io ti vedo pure. No, sì, mi proprio che mi segue, ma penso che mi segue. Ragazzi, no, scherziamo. Due ragazze nel sole! Ma che fuori, non se ne fai accorto. Vieni qua! Te l'hai detto, Cafuri? Te l'hai detto? Te l'hai detto, Cafuri? Sono i pigli un prima, mi cade nei capo, se capito? Ah, cielo, è dura la vita. Speriamo che dura. Allora, intanto facciamo così, che le ragazze scendono. Parliamo di questa iniziativa che tu fai ogni anno. Vieni, vieni, vieni. Allora. Ma che sappiamo? Complimenti, sindaco. Lei è il sindaco. No, io sono Tata Kate. Chi ne è chi sa? Tata Kate, buongiorno, molto piacere. Tata Kate. Cioè lei vieni qua. No, non mi facciamo niente. Dammi un premio, dammi un premio. Un po' che ti fa male, sì. No, guarda qua. Guardate qua, ragazzi. Che meraviglia. È comodo, no, ma aspetta, vengo qua. Ci vogliamo mettere una. Salga, signora. Dietro la sigaretta. Noni! Butta che ti fa male. Ce le vuoi spiegare gentilmente a zio Pino quello che abbiamo fatto? Amico, no, stiamo spiegando. Però butta che ti fa male. No, è un cattivo esempio. Senti, lascia stare. Mo tu mi puoi dire tutto, ma quello di buttare la sigaretta? È un cattivo esempio. Non fa niente. Fuma come si è derrotto. Bella chiatta. Vabbè, noi, per carità, fa male il fumo. Allora, a Sarsa da... Da Nunna. Ah, quindi la conosci? Sì. Era fino ad Omun e io mi ci affondo. Faccio... Guarda che il bag... Mi sta spogliando. Mi sta spogliando, signor, se mi ingoio. Allora, no, no, via con gesso la panza, signor, se tu mi spogli, lascia stare. Non sono andata oltre. Vabbè, ma tu, io, sempre così si inizia. Non, senti, ma allarghiamo troppo, eh? No, lei mi sta allargando, non no. È che... diciamocela tutta, dobbiamo proprio. Fare spettacolo, è vero? Dietro la sigaretta. È torto. Cioè, ci spieghi per piacere. Stiamo facendo questa cosa che è importante, ragazzi. So, c'è cioè, okay, il serio e il faggetto. Ma io non è la prima volta che vado di fronte alla telecamera, per cui... Mettami su, casco stamattina. No. Casco stamattina. Sono i miei capelli, ecco ne vuoi un po'? Ecco per farti il parrucchino. Oh, vedi come spunga, signor, tu stai spuntando però. Scusami un attimo. E tu mi dici, sono grosso, tieni la panza, tieni... Perdonami un attimo, e mica puoi prendere in giro solo tu, permetti? No, io non prendo mai in giro nessuno. Noi, scherzo. Scherzo. E andando lei mi ha spogliato. Ah, paghetta, ma caccia. Pure io ce l'ho l'erba, che sembra, è sposata. Ah, certo. Che meraviglia, ragazzi. Ecco, trovare una moglie così, almeno la... Si è finita, è un marito, punto. Lei c'ha figli? Sì, sì, brava. Sì, ho due figli. Allora, vieni qua, parliamo di questa iniziativa, che è molto importante. Dunque, questa estate dovevo essere al... Parre, sì? Sì. No, perché pensavo che sei stato almeno pronto stamattina. Allora, è la quarta edizione di un calcio all'asma. Perfetto. L'asma, sai benissimo, purtroppo è una patologia che colpisce principalmente i bambini, atrofia muscolare spinale. E noi come ogni anno facciamo questa manifestazione per raccogliere fonti a favore di questa associazione Onlus che è Smai Soli, che non lascia sole le famiglie dei bimbi colpiti appunto da asma. Quest'estate abbiamo fatto la manifestazione, dovevi esserci come ospite, ma non importa, l'importante è esserci ripresi, zio Pietro. Purtroppo ero in ospedale, buongiorno, ero in ospedale, ma grazie al cielo, grazie alle preghiere, grazie ai medici calabresi che lavorano fuori, quindi noi abbiamo fatto fuoia, no? Io a Monza ringrazio il dottor per Pierpaolo Greco, il chirurgo che è di Crotone, l'anestesista che è di Reggio, tutta la Calabria giovane. Al Policlinico di Monza un giorno e mezzo e mi hanno smontato e mi hanno messo a posto, quindi questa è la Calabria che ci appartiene. Chi facciamo fuoia, ecco questa è. E allora quest'anno faccio una promessa in diretta, caro Serafino, andremo a fare questa tu fai questa iniziativa? Assolutamente. Quindi faremo un permette signora lì all'interno di questa straordinaria e lodevole iniziativa, va bene?
E allora ci prendiamo un caffè, nel frattempo cioè, ce lo porto e non beviamo un mezzo caffè. La signora fa parte anche del comitato, no? Cioè, il serio, il faceto. No, io sono... Ma solo per mangiare. Non mi guarda così che stiamo scherzando. Bellissima lei. Allora, io sono stata protagonista nel musical Mary Poppins. Fai una cosa, mo interessa. No, aspetta, se faccio la parte mia, perdonami. Se faccio la parte mia è finita. No. E ho impersonato Tata Kate, mi sono divertita tantissimo, sono stata molto contenta di poter dare il mio contributo a questa manifestazione. Brava. Mi auguro che ci siano altre manifestazioni in modo tale da poter esibire anche la tua performance. No, assolutamente la vicinanza a questa iniziativa. Alla vicinanza a questa iniziativa, non sono una che, cioè, scherzo. Mi sta affomicando. Allora, su questo. E muove a ciappare, hanno fatto tutto. Aspetta. Hanno fatto tutto su giretti, aspetta. Allora, perché siete ma scappati? Andate a parlare con siete... Ma due belle signore, perché scappate? Che vi fa? Al comune. Sì. Si è proprio fatto umo, si è appetito umo. Sì, certo. Mo che bel regalo, mo. Vieni qua una cosa. Che finiamo, aspetta, che finiamo qua questa parte che è importante, tra il serio e il faceto, voi sapete ragazzi che noi tra un gioco, una cosa, diamoci le teste, che ci dà? Oh, che c'è? Ah, ma gli... No, ma io faccio anche io, a chi lo sa che ci vuole? Non casco, tutti i due per bravo così qua. Siete due sorelle, sì? No. Ah, grazie ragazzi, allora grazie Giove. Allora, lei va al cinema, Zana? Sì, con mio figlio. Ecco, questa, guarda che bella ogni pettata che è viola. Andate, no, vedete lì qua, Andromeda. Tessera VIP, va bene? Grazie, siete sposate, sì? Sì. Che andate a fare al comune? Andate? A pagare il pulmino. Non ci proprio, sì, sta, che va a pagare. Allora, prossima iniziativa della signora, chiudiamo questo. Quale sarà allora, la data? Su questo voglio dire due parole. Certo, nel senso deve. Come ha introdotto la signora Donatella? Molto simpatica e molto divertente, ma anche seria, nel senso che facciamo le cose per bene. Assolutamente. Non perché ti trovi qua, ma questo è un paese che respira. Nel senso che è pieno di iniziative, è pieno di attività. I giovani. Infatti, si vede con un uno che si è fatto vita, è pieno di iniziative. Vabbè, ma alla maggior parte vengono fatte da associazioni di persone comuni e molti giovani. Chi è il sindaco? Chi è il sindaco? Francesco Cozza. Sicuramente sarà in sì, un giovane. Sindaco, nei programmi estivi, no? Noi un benemo al. L'ecchinaggio ne facciamo. Se vi piace lo spettacolo ci chiamate, se non vi piace noi amiamo San Pietro in Guarano, questo lo sapete. Anche loro hanno le mani legate in base anche mani legate cioè. Dell'economico purtroppo siccome noi ne abbiamo numero uno, capito? Quindi hanno le mani legate un giovane sicuramente ci sarà la possibilità. Scherziamo sindaco, un abbraccio, è un bel paese meraviglioso, dai. Forse lo conosco pure, ma non mi ricordo se... Comunque, noi sponsorizziamo il paese, la Calabria, la bellezza della Calabria. Perché questa Calabria deve andare avanti, certo. Nel senso che dobbiamo fare... Ma se poi i turisti non li accogliete, chi ci vengono fanno? Hai capito il problema? Quindi accogliete, facciamo queste case, non di riposo. Che vi suggerisci case riposo? Non suggerisco io. Queste case albergo, case ristorante, come si chiamano? Sarebbe con me. Come si chiamano? Bed and breakfast. Lo so. No, ma non parlo io di San Pietro in Guarano, parlo in generale. Ecco il sindaco, buongiorno. No. E rumore, cate dove tu? Ma lei non è il sindaco? Ma no. Perché fumate? No. Chi è lei? Io. Io sono un cittadino come tutti. Cittadino, no, sì. Un signore. Va bene, no, lei è il sindaco. No. Ah, verità. Va bene, grazie amico. Non vuole che mi fa male, voglio. Siamo contro fumo. Sta diventando la versione musicale. A disegno? Andale, ci segue, grazie. Uno dei pochi che ci segue. A noi ci seguono poche persone, capito? Pochissime persone ci seguono. Tutti quelli che ci seguono, un bacio a tutti quanti. Anche se siete pochi, un vannello, vi abbraccio a tutti. Se davvero fa così. Quindi questa è molto, molto bella. Ce ne sono diverse. Tante associazioni, ti ripeto, che collaborano per far sì che il paese respiri, che non rimanga spettatore, ma rimanga
protagonista. Grazie. Quindi questa cosa molto bella di visitarlo. Assolutamente, ma io lo conosco San Pietro, molto. San Pietro. Mo sto scherzando, ma io conosco, cioè 25 anni fa ci ho fatto 2 o 3 serate meravigliose. Poi di pomeriggio è normale, fa freddo ragazzi, d'inverno è normale che nella piazza c'è poca gente. Quando non c'è mercato, perché noi andiamo nei mercati? Per incontrare la gente, noi cerchiamo di portare, cerchiamo e se ci riusciamo, portare questi 20 minuti un sorriso, perché da peggio a peggio ci sono problemi, giustamente. Ci sono altri colleghi che ne parlano approfonditamente di questa nostra politica, di questa nostra situazione economica sociale, e basta. E che cos'è? Quindi noi facciamo intrattenimento. Se ci riusciamo a portare 2 minuti d'allegria, ci va a piacere. Se non ci riusciamo, per piacere un cagnotto canale. Allora, dove siamo? Grazie. Vi posso invitare un attimo, abbiamo anche una piccola compagnia teatrale che dove siete? Nel periodo natalizio qua a San Pietro. E dove fai venire? No, non ci sono adesso tutti. E mo ci serve a noi. I partecipanti. Ma per qualcuno. Nel periodo io sono sempre una di quelle. Allora, preparate una performance, si chiama, no? Si chiama La Via Nuova. Nei periodi natalizi. Parla che buongiorno signore, cerchiamo di incontrare la gente. Buongiorno. No, buongiorno, io non. Se venite sabato uno che sta parlando. Lei è il sindaco. No, magari sindaco. Magari. Lei è non è il sindaco. Magari, sindaco di San Pietro, magari. E lei che fa? È di San Pietro però. No, Castigliano Paese, di sotto. Ah, vabbè, di sotto, quindi vedete come sono. Sono riunisci un po' di persone che. No, non posso riunire. Capite, ma noi non è che possiamo ogni dovuto per San Pietro. Ho capito, se mi fai dire quelle. Sì, cioè, parole, poi vado. Basta con volume. No. Allora, lei che fa? Lavoro in un call center, nella zona industriale. Call center, eh? Quanto guadagno potete muovere? Sì, 800 euro al mese. Ah, vabbè, se sei fortunato. Sì, gli altri per 100, 150. Date posto ai giovani. E soprattutto date la pensione a ripicchia, quelle più anziane. Chi sa merita. La pensione veramente è un diritto acquisito, poi è un diritto che comunque, no? Cioè uno per vivere bene, insomma. Mo come c'è la lezione, tutti ti promettono pensione, ti promettono mutande d'oro. Volete le mutande d'oro? Io ve le porto. A fatica. Poi come esce dalla casa e ti abbraccio. Non ti ricordi di me, ma chi ne sei? Chi ne sei? Grazie. Lei è fidanzato? No, ancora no. Capisco. Bravo. State solo che me. Allora, signora, viene qua. Abbiamo Katia Ricciarelli. Donatella. Allora, stavo appunto dicendo che in realtà... Perché in realtà abbiamo questa piccola compagnia teatrale. Ma scusa, ma che sei deciso su mandarino? Faccio una mandare sapere. Boh, Mary Poppins l'ho mandato. Se non c'è la compagnia teatrale, cane parco, l'interessa alla gente. Va bene, no, sto dicendo che nel periodo natalizio vengono fatte delle commedie. Quest'anno stiamo facendo 40 Manoli di Mossolo di Edoardo e Titira De Filippo. Peppino, non Edoardo. Bello Giappino. Questa è una commedia di Peppino De Filippo, non De Boa. Pardon, chiedo scusa. Mi confondo ogni tanto. Vi invito, abbiamo una replica il prossimo 21 di gennaio alle ore 21. Se vi fa piacere potete partecipare. Grazie. Arrivederci e grazie. Sindaco, buongiorno. Finalmente abbiamo trovato. Dammi un premio, vieni qua. Proprio che viene capitale, ma si è arrivato, buono. Sindaco, come sta? Sei buono. Da quanto tempo è il sindaco? Ma io mi capito buono. Dammi un premio. No, cosa di. Ci siamo cose per il telefono. Ho un genzio per. Pure che se ne chiude. No, no. Scendo mia, se ne vanno tutte, se ne stanno ieri. Non c'è manco un problema per il telefono. C'è di che da domani, zio per. Ha sospeso pure c'è di che. Fatemi, dopo dicembre, un denaro più sordo, quindi chi ne va, chi ne viene, insomma. Ma c'è di che? Sì. Allora, dunque, che guarda? Guarda questa cosa che tiene le mani con me piace. Tieni qua. Fatta vecchia. Non c'è più niente. Fatta vecchia. Al coperto non ci faccio. Poche volte. Pennolecchio. Allora, questa qui, siccome è la Calabria che ci appartiene, a sarsa da nonna, si c'ha funno, facciamo. Oh, bala che sta! Stavo qua, Ma quindi che ti piace? Perché aspetta, allora, qual è l'appartenenza?
perché l'amico non sa che questa è fatta in casa, capito? Allora, fate una... Aspetta. Che per cavolo e per televisione. Aspetta. Non ti chiacchiere. Che tale io la bambina. Mi vai mi va giangia così. Ah, vea tu, ma tu puoi giangia, chi? Te lo ma... non ti stai le lacrime. Allora, scusa. Sì, sindaco, buongiorno, scusa. Ah, scusa, non ho capito. Ma che fosse c'è un sindaco, com'è? No, allora, vieni qua. Vieni qua. Io ti voglio bene o no? Non parlo io. Aspetta. Che ne sa che mi va bene io? Che lavoro fatto? Un contadino. Avevo provato e poi mi chiami per vedere se è meglio la tua. Ho dato ogni, già. Sì, questo non mi piace. È un peccato in giro. Sei un grande. Un mambinchi, no? Ma capisci, si pensa che... Sindaco, vieni. Ah, vieni qua. Sindaco, c'è un sindaco. Sindaco. Voi vedete scena, per favore. Fate scena. Sì, aspettiamo un segno, io mi dopo nella mia, no? Vabbè, lei che fa nella vita? È l'autista comunque. Ah, l'autista comunque. E il signore è vice sindaco, che cos'è il signore? Buongiorno. Un sindaco da Perescio, il sindaco. No, sindaco, magari era il sindaco. Lei chi è? È uno da cittadino. Che fa nella vita lei? Ha pagato... Ha un po' tipo il mare. Ha capito? Vengono a pagare, cioè questo è molto importante. Che lavoro fa lei? Panettiere. Ah, si è perso la mattina, si è... Sì. Già. Si è perso la mattina, si è... Pensa che è stanco, guarda. C'è il sindaco, c'è sopra? Non lo so se c'è sopra. Ma il sindaco esiste, no? Sì, esiste, però non lo so. Lei è il sindaco, buongiorno. No. È un sindaco, se la fai me! Un sindaco è lui? No. E che fa lei? Niente. Il bambino l'ha rubato. No, già, bello di zia. Diamogli una. Ti faccio mangiare. No, ti faccio mangiare buono. Porta la mammina che so qua. La sassa della nonna. La sassa della nonna, ragazzi. Ci in America. Sì. Già. Tutto grazie. E si è affaticato, come? Abbiamo fatto le scale. Ah, beh, allora, voi consiglio solo di affaticato. Il sindaco, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Gele, ma io volevo incontrare il sindaco, comunque. Stai zitto, un napoletano cosa, un napoletano. Ma c'è stato... Dai per un malato però. Sedete un poco qua, sedete. Io ho deciso, hai capito come la cosa? Sì, sì, hai capito, sì. Che ti mangi ora? Uno sa, c'è la mia domanda alla signora che così. Ma la signora tua è quella... Credo che venne la verdura. Però Idre è meno cotto, tu sei sempre... Sei stato pure già, tu mi sei permesso di andare, signora mia. Ti ho fatto pubblicità te. Pubblicità per la verdura. Ma come sei verdura tua è buona? No, ubala. Ma mangiava via. Ha ragione. Qual è, a che si alza la mattina? Diamo un senso logico a questa cosa. Vieni a casa, guarda il corso mattino. Quando registriamo uno per il corso mattino? A che ora mangiamo la mattina? Alle 5 e un quarto. Tutte le mattine. Ma tardi però. La signora si sa qua, ci ha detto. No, vabbè mia. Allora è bugiardo. Ecco, bravo. Ma si femmine su tutti gli stessi. Tutte la mala maniera su. Ho fatto dentro, ha dato queste cose a mangiare i gambi, sarei chicchi. Era meglio femmine che maschio. Eh no, sì. E i femmine devono andare chicchi a mangiare le cose. È la procreazione, no? Perché la procreazione... Quando devono grabbi che cosa, va a sacca. Ma non è per questo che ammamo ogni tanto. Un DPA ti è che la pecca cosa. Per la madre. Allora, scusa, quindi, ragazzi, viva la donna, diciamocelo. Chi le piace a tu? Ma tieni a volta ti piace, mo che ti piace più. Mo facendo, mi piace quello che mi piace. Piano, piano, perché questa sta bene la signora, sta bene. Sta bene la signora, sta bene. Ma comunque, a nuova foglia. Non siamo usati tutti, se la fai. 2 minuti. Ma che cazzo è una puntata, eh? Però che si è volata? 2 minuti. Ma perché si puntate volano subito, volano? Se voglio sapere la televisione, non lo vedo 2 minuti, capite, non avete fare niente. No! Fa quattro pagliette, hai chiusato. Chiamate pagliette. Vabbè, una signora, buongiorno signora. Posso rubarle un minuto solo per... Allora, chiudo... No, vi faccio, no, vi devo fare un omaggio, allora scusate, iniziamo, allora vi do appuntamento a domani alle 14.30, così iniziamo con la signora terza puntata, vabbè, vediamo se riusciamo a concludere, ciao, a domani ragazzi.